primaria o secondaria. Ecco, professore, un progetto innovativo, come diceva anche il rettore, importantissimo sotto l'aspetto dello sport e anche della sicurezza, della salute degli atleti. Sì, diciamo che questo progetto ha varie sfaccettature. Diversi aspetti possono essere la prevenzione in ambito cardiovascolare, ricerca di substrati occulti per la prevenzione della morte improvvisa da sport, che rappresenta sempre il nostro cardine nella medicina e cardiologia dello sport. E poi degli aspetti di carattere non solo scientifico ma anche pratico, che possano fungere da reale supporto per il campo basso calcio. Quindi in che senso, in che termini? Come elementi utili derivati dalla valutazione funzionale dell'atleta, per capire quelle che possano essere le attitudini di un atleta, lo stato di forma, il recupero post infortunio, valutare se è pronto effettivamente a rientrare in campo dopo un periodo di stop più o meno lungo, e tutta una serie di aspetti che potranno essere utilizzati per prevenire infortuni di varia tipologia, l'infortunio muscolare come dicevamo poc'anzi, o una serie di parametri per il monitoraggio del carico interno. Quindi diciamo che questo progetto ha una serie di ambizioni, speriamo che ci siano gli elementi che ci consentano effettivamente di porre in essere tutti quelli che sono i nostri obiettivi fondamentali, derivanti proprio dalla sinergia di due grosse istituzioni sul territorio molisano. Si spera di poter dare quest'ampia spinta alla ricerca, ma che sia di supporto ad un campionato difficile come quello che affronterà il Campobasso. Certo, si parla del Campobasso che affronterà finalmente dopo tanti anni di nuovo il professionismo, però i discorsi che faceva lei prima valgono anche nelle categorie inferiori. I discorsi valgono sempre per tutto lo sport. Tutto lo sport ha il diritto di poter essere svolto in completa sicurezza. Anzi, io ritengo che siano proprio le basse categorie quelle spesso più soggette a problematiche sia inerenti alla morte improvvisa da sport, sia alla cattiva gestione molto spesso degli infortuni. E spero che questo tipo di progetto possa sottolineare l'importanza di diffondere la prevenzione. Ed è proprio il messaggio ultimo della medicina dello sport, quella di una medicina preventiva, quindi affidarsi alla medicina dello sport per prevenire oltre che per correggere piccoli infortuni, in questo modo da evitare che problematiche più importanti possano alterare la stagione agonistica o addirittura avere proprie carriere. Il Covid può aver influito e potrebbe influire su alcune problematiche in riferimento magari a dei lunghi periodi di pausa e poi a delle gare ravvicinate? Il Covid, oltre ad essere un problema quando lo si contrae, quindi per tutta una serie di problematiche cardiorespiratorie che ormai sono note, siamo diventati tutti piuttosto esperti, ahimè, anche sulla nostra pelle, e anche per lunghi periodi di stop, e quindi anche il recupero deve essere forzato, ma gradualmente, quindi somministrare i giusti carichi di lavoro, dare importanza anche ai tempi di recupero tra un carico di lavoro e l'altro, perché si corre il rischio altrimenti di andare facilmente in condizioni di sovraccarico. Il sovraccarico può diventare strutturale e slatentizzarsi in una vera e propria sindrome da overtraining, che può necessitare poi di periodi di stop anche piuttosto prolungati, e questo è il rischio di dare troppo carico e troppo precoce. Un'ultima cosa, visto anche il suo ruolo, non posso non chiederle insomma le sue sensazioni dopo la grande vittoria dell'Italia di Mancini nel campionato europeo. Diciamo, la sensazione principale è quella di essere riuscita a ripartire. Ripartire perché sembrava di vivere una grande bolla, sinceramente. La vittoria della nazionale ci ha consentito di sperare che forse il mondo può ritornare quello di prima. Ripartire dal calcio, per ripartire dall'economia, per ripartire dalla libertà individuale, per ripartire dalla possibilità di vivere nuovamente esperienze non solo calcistiche ma esperienze di vita. E quindi ecco, io la vedo in termini di rinascita, che sia una rinascita non solo sportiva ma una beneaugurante per il nostro paese. Nella sua DNA, e istituzioni come lei veramente ne hanno fatto la loro bandiera, quindi è chiaramente un piacere ulteriore. Bene.